Agricoltura in primo piano, questa mattina al Pirellone di Milano, nell'incontro tra la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia e i rappresentanti del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro di Israele. Due eccellenze a confronto, da una parte la qualità dei prodotti enogastronomici lombardi, dall'altra l'avanguardia israeliana nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Grande attenzione riservata all'acqua, elemento tanto essenziale quanto limitato. Nel mondo, ricorda Coldiretti Lombardia, oltre il 70% della superficie è ricoperta d'acqua, ma di questa meno dell'1% è adatta al consumo umano. Per questo diventa fondamentale tutelare questo bene prezioso e razionalizzare al massimo il suo utilizzo per ottenere dalle colture rese maggiori con il minor sperpero possibile. I tecnici israeliani hanno sviluppato tecnologie lungimiranti che permettono ad esempio di ridurre l'inquinamento delle acque attraverso dei macchinari in grado di diminuire la quantità di nitrati dal 50 al 90%. L'assessore regionale all'agricoltura Giulio De Capitani ha ricordato come, fatto salvo le differenze geografiche ed economiche, tra Lombardia e Israele esistono molte affinità in campo agricolo, il cui fil rouge è l'eccellenza. Sulla ricerca, in agricoltura, sulla presenza tecnologica, sul fatto che magari l'agricoltura nei rispettivi paesi o regioni siano meno conosciute rispetto al loro effettivo valore che hanno sia sul PIL interno, sul prodotto interno lordo o prodotto lordo vendibile, se lo vogliamo definirlo a livello agricolo, sia anche per una serie di eccellenze proprio produttive che sono all'interno dell'Israele e di Regione Lombardia.